Ragazzi, buonasera, sono Davide Conca e benvenuti sul mio canale YouTube. Continuiamo la seconda parte sulla spiegazione, sul tutorial, dove parleremo appunto di questo tracker GPS, GSM, GPRS della Coban e il modello è il CTK103B. Oggi parleremo soltanto di programmazione. Già nel primo video abbiamo spiegato un attimino collegamenti elettrici e quant'altro. Oggi parliamo appunto della vera, diciamo, della prima accensione, ecco, anche se non lo accenderemo. E, come prima cosa, e allora vi faccio vedere, qui c'è questo tastino, io lo premo ed esce il cassettino, questo qua della SIM. Noi andremo a mettere la SIM, inserirla qua dentro. Poi andremo a mettere una SIM, una SD, scheda SD per l'archiviazione di alcuni dati qui dentro e poi, come ho spiegato precedentemente, presa per il microfono, antenna GPS, antenna GSM, sensore d'urti, sensore shock o d'urti, il nostro cablaggio, il LED e l'interruttore della batteria tampone. Questa è l'antenna del telecomando. Allora, ritorniamo un attimino indietro, parliamo di nuovo, iniziamo, partiamo dal LED. Il LED è di doppia colorazione, rosso e verde. Il verde mi va ad indicare il segnale GPRS, scusate, il LED mi va a indicare il segnale GPS, invece il rosso il segnale del cellulare, quindi il GSM, il segnale GSM. Che se lampeggia una volta ogni secondo vuol dire che GSM, ok. Se lampeggia un lampeggio ogni 3 secondi, GPRS, ok. Questo qua logicamente andiamo dopo perché si deve abilitare il GPRS. E allora, come prima cosa, al momento in cui lo accendiamo, controlliamo lo stato di funzionamento dei due LED, quindi che mi funzioni sia il rosso che il verde. State attenti a non accenderlo dentro casa, il verde non si accenderà perché l'antenna del GPS non funziona, come è successo a me. Quindi accendetelo fuori e magari poi lo riportate dentro, lo lasciate fuori e fate le varie programmazioni. E allora, come funziona questo tracker? Lui comunica tramite con gli SMS, quindi fa la localizzazione tramite GPS e vi comunica la sua, con un messaggio, vi comunica la sua posizione con un messaggio. Vi manda un messaggio con un URL. Quindi se avete uno smartphone basta cliccare sul messaggio dove c'è l'URL e vi apre direttamente Google Maps e vi fa vedere dove si trova in quel momento. Voi dialogherete con lui mandando dei messaggi. Vengono date delle app nell'istruzione, quando le comprate c'è scritto di scaricare un'app o comunque un programma del PC, sono a pagamento, vi scaricherete gratis, demo per un mese, ma poi dovrete pagare circa 5 euro al mese. In realtà sono inutili, bisogna vedere voi cosa ne volete fare. E già lui senza app funziona perfettamente, le app vi possono solo facilitare il lavoro, quindi eseguirlo con il computer, perché il messaggio nel computer non vi arriva. E invece con il programma installato sul computer, tramite il codice mail, lui rintraccia e in GPRS vi manda i dati, non li manda più in SMS, li manda in GPRS. Allora, alla prima accensione noi dobbiamo andare a fare un reset, un riavvia il dispositivo. Io ora non vi faccio vedere, non inutile che vi scrivo con i sottotitoli tutti i messaggi perché sarebbe prettamente inutile. Vi dico soltanto di scaricare da internet questo, quindi le istruzioni TK104 Pro, si vede TK104 Pro, istruzioni ITA. Vi escono, ve li stampate e ci avete scritto tutto, quindi non dovete farci sottotitoli qua nel mio video. Qua c'è scritto tutto dall'A alla Z, io oltretutto sto leggendo per spiegare a voi. E poi potreste anche andarvi a scaricare, ma anche non so se è importante, questo TK-STAR manuale utente, TK-STAR GPS Tracker manuale utente. Diciamo c'è una semplificazione, un foglio solo importante che sarebbe questo qua, la semplificazione dei comandi. Quindi andiamo a fare un riavvio, come prima cosa un riavvio del dispositivo scrivendo BEGIN e la password,
Ricordo che la password di fabbrica è 1, 2, 3, 4, 5, 6, noi poi andremo a cambiare. Quindi fatto il riavvio andremo a impostare i numeri, perché lui può ricevere fino a 5 numeri di dialogo, quindi numeri autorizzati a dialogare con lui. E andremo a mettere noi admin 1, 2, 3, 4, 5, 6, seguito dal spazio e numero di telefono. E poi abbiamo la possibilità di fare la funzione monitor. Ora qui ci arriviamo comunque. Allora, poi abbiamo impostazione del numero di fuso orario, è importantissimo. Quindi riteniamo riavvio del dispositivo, begin 1, 2, 3, 4, 5, 6. Poi andiamo a impostare il numero, i numeri di telefono autorizzati. Andiamo a impostare un numero di telefono tramite un altro messaggio, imposta numero di telefono SOS, quindi SOS 1, 2, 3, 4, 5, 6 il numero di telefono. Impostate il numero di telefono, la seconda cosa, la terza cosa da fare è impostare il numero di fuso orario. Voi vedete lui quando vi manda i messaggi ha un orario sbagliato perché non ha un orologio all'interno, quindi basta andare a impostare il numero di fuso orario. Per chi non lo sapesse, Italia è trattino 1, meno 1. Poi leggendo le istruzioni capirete cosa voglio dire con quel meno 1. È un messaggio che si deve mandare. Ve lo spiego così, così magari mi capite meglio. Quindi scriveremo testo timezone 1, 2, 3, 4, 5, 6, che è la password se non la cambiate, spazio meno 1, invia il messaggio, ha impostato l'orario. E allora, leggendo un pochettino dal libretto di istruzioni, così cerchiamo di semplificarvi i problemi, si cambia la password, quindi potete cambiare la password in, ripeto, ora io sto leggendo l'istruzione del TK104 Pro, seguite tutto per come sono messi i fogli, non vi troverete per niente male. Poi c'è le autorizzazioni, potete andare a mettere un percorso automatico condizionato dalla distanza, diciamo. Potete fare diverse cose con questo localizzatore, con esclusione di soste, quindi se si ferma lui ve lo fa sapere, localizzazione del dispositivo di creazione del nome dell'indirizzo, localizzazione tramite LBS, tramite LBS significa location based service, quindi in caso di da rete GSM, quindi in GPRS funziona, con l'LBS, se non funziona il GPS. Potete tranquillamente passare, allora avete la scelta di scegliere o track o monitor. Cosa significa? In versione track, quindi lui normalmente è abilitato alla visione track. Se io telefono, lui mi risponde con un messaggio dandomi la localizzazione, il track. Se io invece invio il messaggio scrivendo monitor più la password, lui mi va in modalità monitor. Cosa significa? Se io telefono, questa volta lui mi risponderà in via voce, io sentirò all'interno della macchina cosa sta succedendo. Logicamente, rinviando un altro messaggio con scritto track 1, 2, 3, 4, 5, 6, lui ritornerà in modalità track. A ogni messaggio lui vi risponderà con un messaggio. Se io mando monitor più password, lui mi dirà monitor ok. Se non mi dice monitor non ok, vuol dire che qualcosa è andata bene. Facciamo l'archiviazione dei dati. Possiamo avere il controllo dei messaggi in arrivo, accredito il residuo, allarme di batteria scarica, allarme di mancanza di alimentazione, restrizioni geografiche, controllo delle aree sensibili, avviso di movimento, avviso di superamento della velocità indicata, possiamo andare a mettere anche un vincolo sulla velocità. Blocco del sistema di alimentazione, se vi ricordate vi ho spiegato che c'era un relè, quello grosso da 40 A, che serve per bloccare la pompa della benzina. Io mando invio il messaggio e lui stop, stop 1, 2, 3, 4, 5, 6, lui mi blocca l'alimentazione sotto i 20 km orari. Allarme dei sensori, disarmare i sensori, ricordo che lo posso fare tranquillamente anche col telecomando. Il primo, quello rosso, armare, attiva i sensori, quindi sto armando tutto. E vedrete, se avete la sirena o un LED, sentirete un bip o un lampeggio.
Il secondo, questo qua invece, è per disarmare, quindi ritorno tutto, disarmo l'impianto. Due lampeggi in caso, o due bip se avete la sirena, in caso che non sono stati, ci sono stati avvenuti manomissione o quant'altro. Tre, se è scattato l'allarme. Poi abbiamo questo invece, che è premere in stato di armato, questo qua suona per 10 secondi la sirena. L'altro, questo qua invece è l'SOS. Se io lo tengo premuto per 3 secondi, lui manderà un messaggio di avviso, appunto, di SOS al numero indicato, come ho spiegato poco fa, perché c'è un numero a cui voi dovete andare a impostare un numero specificato a chi mandare gli SOS. Ed è sempre semplice, scrivere SOS più password più c'è scritto qua tutto. Ricordate che vi abbiamo parlato dell'impianto elettrico, abbiamo parlato dei fili, quindi allarme porta. Se noi collegavamo il filo verde con il positivo della plafoniera, cosa succede? Se io apro la macchina, mi arriverà un messaggio con la localizzazione della macchina dove si trova in quel momento, e con scritto Door Alarm. Significa che hanno aperto la macchina. Allarme di accensione è la stessa cosa. Il filo bianco che andava collegato col positivo sotto chiave, mi arriverà un ACC on, un messaggio in cui se qualcuno ha provato ad accendere la macchina. Altra cosa, poco fa abbiamo parlato di messaggi in SMS o GPRS. Per il GPRS dobbiamo andare a impostare l'APN. Quando l'ho fatto io, quando l'ho letto, mi sono spaventato. Che cavolo è l'APN? Perfetto. Non l'ho fatto mai, ragazzi, non ridete. E allora, partiamo nel mio caso, io ho un gestore Wind, quindi l'APN di Wind è internet.wind. Se io devo andare a impostare, quindi cosa ho fatto per impostare l'APN per far funzionare il GPRS? Ho mandato un messaggio con scritto letteralmente APN, APN 1, 2, 3, 4, 5, 6, spazio internet.wind, e poi ho inviato il messaggio. Ho impostato l'APN. Da quel momento, se voi mandate il messaggio al vostro localizzatore, ho scritto check CHECK 1 2 3 4 5 6, lui vi risponderà con un messaggio dicendovi tutta una lista di questo ok, batteria ok, GPRS on, e noterete che il lampeggio del LED rosso non sarà più uno al secondo, ma uno ogni 3 secondi. Quindi siete passati da modalità SMS a GPRS. Quando vi parla di GPRS impostazione nome utente e password, non c'è bisogno, in Italia non viene usato in GPRS il nome utente e la password. Importante invece mandare il messaggio email più password, lui vi risponde inviandovi un messaggio col codice email. Codice email vi servirà se userete il programma sul PC oppure sulla configurazione della porta IP. Non l'ho fatta sinceramente, inviare un SMS non so cosa sia, ragazzi, non l'ho neanche letto, ma anzi, se qualcuno lo sa e me lo spiega, lo ringrazio, vi ringrazio tantissimo. Poi qua parla qua di risparmio di connessione GPRS per ridurre i tempi di connessione GPRS. Il tracker, se resta fermo per oltre 10 minuti, puoi chiudere la connessione GPRS, che sarà automaticamente attivata in caso di allarme o di spostamento. Quindi lui in automatico interrompe. Devo fare questa prova. No, ce l'ho fatta ieri e funziona perfettamente. Sì, sul banco l'ho fatta. Poi tu puoi fare il cambio di modale, quindi puoi direttamente annullare il GPRS, quindi mandando il messaggio SMS più password, lui già funziona in SMS. Se tu mandi GPRS più password, lui ti risponderà con GPRS ok e ti attiva il GPRS. Se mandi SMS più password, lui ti risponderà SMS ok e il lampeggio ritornerà 1 al secondo e funziona, dialoga con te tramite SMS.
Niente, per il resto penso che a livello di programmazione non c'è più niente da spiegare. Va bene. Ripeto, scaricate queste istruzioni, l'ETK 104 Pro, c'è scritto tutto. E allora io ho le mie impressioni, ragazzi, una cosa che ancora non ho detto in questo nei video precedenti, io l'ho comprato 30 euro, 28 euro, non mi ricordo l'ho deciso. Funziona tutto perfettamente, ho fatto tutte le prove più possibili e immaginabili che potevo fare, funziona bene, 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 veramente. Ricordo sempre che è una cosa, una cinesata, diciamo. Per come funziona, però, è una bella cinesata, è buono, cioè bella nel senso, sembra affidabile veramente, secondo me è un prodotto valido. Prossimamente farò un altro video dove spiegherò come si monta nella macchina e magari tra un po' di tempo ci vedremo la durata, come si comporta realmente dopo l'installazione in una vettura. Per ora le mie prove sono state fatte sul banco, quindi le mie esperienze sono solo sul banco, su una vettura non vi serve rispondere. Ripeto soltanto che da come sembra è un buon prodotto veramente. Io vi ringrazio, se vi è piaciuto il mio video lasciatemi un like, se avete domande a cui posso rispondere sono qui. E a presto al prossimo video, ragazzi, buona serata.